dei più vecchi, diciamo la parola più giusta, però pure chi l'ha organizzata è un carissimo amico, quindi ci tenevo tantissimo a partecipare, come ogni anno partecipiamo. Una slalom difficile, questo facile. No, è una strada molto facile, è una bella strada, pulita e assai tenuta bene, non è una strada che è abbandonata, è una strada anzi che è bellissima, bella, bella veramente. Ecco, prima di partire si dà una controllata al motore e a tutta la macchina, ecco. Sì, diamo una controllata del motore, la pressione dei gommi, tante, tante cose che poi speriamo che messe insieme funzionino. Ecco, aspettiamo che portiamo un buon risultato a casa. Ma l'importante è partecipare, poi quello che ci dà lo prendiamo. Avvocato Barca, anche quest'anno si svolge questo slalom qui a Oppidum Amertino, ogni anno un grande successo, lei in prima linea. Assolutamente sì, perché qui gioco in casa, non fosse altro che è la mia città e quindi da questo punto di vista cerco di partecipare come pilota ma anche come organizzatore perché faccio parte dell'Oppidum Amertina Racing. La tappa di Oppido quest'anno è al sesto anno, è una gara importante perché la titoleremo a Dio piacendo un altro anno come tappa di Coppa Italia o comunque sarà titolata. E che dire, è una tappa anche per il campionato slalom regionale 2022. Oggi la città è in festa perché ci sono circa 70 vetture che corrono, ognuno per la propria scuderia per portare avanti il proprio titolo. E diciamo che tutto sommato è uscita una bella giornata, quindi siamo anche stati graziati dal tempo. Naturalmente io corro con i piloti per passione, la scuderia piloti per passione, ma anche diciamo in quota appunto Oppidum Amertina Racing. Ecco, non solo gara, ma anche promozione del territorio. Assolutamente, attraverso queste manifestazioni è possibile conoscere queste belle realtà. Oppio è una bella cittadina dove abbiamo tanto, tanto veramente da far vedere ai turisti, alle persone che vengono da fuori. Abbiamo una cattedrale immensa, abbiamo anche gli scavi archeologici, abbiamo il castello. Quindi anche questo potrebbe essere, diciamo, motivo di conoscere Oppio per l'automobilismo, ma poi per tornare meglio e guardare quello che può offrire il nostro territorio a 360 gradi. Chiudendo, si può dire buona guida? E diciamo si dice in bocca al lupo, non buona guida. Speriamo che diciamo, riusciamo senza problemi ad arrivare al traguardo in tutte e tre le manci, che non succeda nulla per nessuno dei piloti e che vinca il migliore. Quest'anno una gara riuscita, anche questa qua, lo slalom a Oppidum Amertina. Eh sì, siamo alle solite come si suol dire, ormai sta diventando un'abitudine questa gara, siamo alla fine della prima manche, sembra che tutto sia andato bene, speriamo che continui così. Al momento, come dicevo, tutto a posto, grazie. Ecco, non poteva mancare le istituzioni, la città metropolitana presente, perché questi fanno sì che crescita anche del territorio, ecco, promozione più che altro del territorio. Sì, una bellissima manifestazione sportiva, automobilistica, organizzata dall'associazione Racing Oppidum Amertina, da Salvatore Lipari. Questa non solo deve essere vista come una manifestazione sportiva, ma anche come promozione del territorio. Tantissime persone sono venute da tutta parte della Calabria, dalla Sicilia, dal Mezzogiorno d'Italia a questa grande gara per promuovere anche il territorio, le bellezze della nostra terra, e questo a mio avviso è la strada che si deve percorrere, sia binomio tra sport e turismo. Eh sì, come facevamo a non esserci qua in questo evento che ormai da parecchi anni che si sta ripetendo, l'organizzazione Salvatore Lipari, che è questo team di persone che organizzano ogni anno, sempre, infatti quest'anno ancora più numerosi, le auto che corrono, i piloti, molti partecipano con molta, molta dovizia, come ieri sera hanno fatto anche una bella rimpatriata. Non è solo lo sport, ma amicizia che si raccolgono sempre così e portano avanti queste manifestazioni. Sono cose belle, noi come azienda non possiamo non esserci sul territorio, investire sul territorio perché porta gente, porta turismo, porta benessere e poi una bella giornata così di sole. Cosa poteva mancare? Noi dobbiamo, ripeto, come azienda dobbiamo partecipare a questo perché è un nostro dovere, non possiamo solo prendere, dobbiamo pure dare.